Come vi avevo anticipato sulla mia pagina Facebook, quest'oggi ho deciso di riprendere i video sui moduli, tattiche e formazioni delle squadre più richieste da voi. Voi questa volta avete scelto Inter, Milan e Paris Saint-Germain. Iniziamo subito con l'Inter. L'Inter ha una difesa molto lenta, quindi l'idea è di utilizzare un 5-2-1-2 che possa sembrare una difesa a 3 con gli esterni più bassi. In porta metto Handanovic con i tre centrali di difesa che saranno Ranocchia, Samuel e Juan Jesus. Come ADA, ossia esterno destro, metto Zanetti e come ASA utilizzo Nagatomo. I due centrali di centrocampo saranno Cambiasso e Guarin, che quest'ultimo è dotato di un ottimo tiro. Dietro le punte, come COC, metto Cassano, con Palacio e Milito davanti. Per la panchina non ci sono grandi nomi che possano fare la differenza, almeno in FIFA. Però porterei Pereira e Schelotto sicuramente. Come tattica veloce consiglio il pressing alto. Adesso passiamo al Paris Saint-Germain. Con il Paris Saint-Germain utilizzo il 4-2-3-1, poiché ha degli esterni molto veloci e un attaccante che può fare reparto da solo, che è ovviamente Ibrahimovic. In porta lasciamo Sirigu. Per quanto riguarda la difesa, cambio soltanto un giocatore, che è Alex, e lo sostituisco con Sakho. A centrocampo la coppia centrale sarà Matuidi con Verratti, come COC Lavezzi e come COS Menez, mentre come COD metto il velocissimo Lucas. E lascio ovviamente Ibrahimovic come unica punta. In panchina ci sono dei buoni nomi, come Pastore, Motta e Gameiro. La tattica veloce è il possesso palla. Ora andiamo al Milan. Con il Milan utilizzo sicuramente le tre punte. Quindi il 4-3-3 offensivo è quello che secondo me è perfetto. È un modulo un po' azzardato e molto offensivo, ma allo stesso tempo è molto divertente. In porta c'è Abbiati. Come terzino destro metto Abate e come coppia centrale Mexes e a sorpresa metto De Sciglio, che anche se fuori ruolo mi ci trovo abbastanza bene. Come terzino sinistro utilizzo Constant, che è abbastanza veloce. A centrocampo come CCM Nocerino e CCS Montolivo. Come centrocampista avanzato Boateng. Come tridente metto AD Robinho e come AS El Shaarawy, con Balotelli punta centrale. In panchina come ricambio punte ci sono Pazzini, Bojan e Niang. Niang ancora non mi convince per poterlo utilizzare nel tridente offensivo titolare. Come tattica veloce utilizzo il pressing alto. Spero che questi consigli vi possano essere d'aiuto. Come sempre qui sotto vi lascio la mia pagina Facebook e il mio link al sito, nel quale in questo momento sto organizzando un torneo con in palio uno slot per le qualificazioni alle finali nazionali di Personal Gamer con 500 euro in palio. E se avete altre domande o richieste su nuove squadre o su nuovi moduli o tattiche, non esitate a scrivermi qui sotto. Ci vediamo con il prossimo video.